per raccontare
politiche abitative, direzione e acquisizioni, ha provveduto all'immissione in possesso e consegna al municipio del centro polifunzionale. Il 21 novembre scorso abbiamo ufficialmente ricevuto le chiavi della struttura. Quindi siamo orgogliosi di comunicare ufficialmente che la seconda casa del quartiere del settimo municipio, fortemente voluta da questa maggioranza, è finalmente realtà. La struttura, lo ricordo, sarà messa a disposizione di tutti i cittadini, potrà ospitare attività sociali, culturali e sportive gratuite per la cittadinanza. Due stanze saranno dedicate al primo centro sociale anziani del quartiere statuario. Sono a disposizione 150 posti auto senza barriere architettoniche e quindi totalmente accessibili alle persone con disabilità. Gli spazi esterni saranno aperti e liberamente utilizzabili dai cittadini. Vi è una zona picnic e un'area giochi, il bocciofilo e un campo da basket. Inoltre la struttura è dotata di illuminazione notturna. Tutti i cittadini potranno prenotare gli spazi per le loro attività purché non ci sia alcun fine di lucro. È stato un lavoro che ha coinvolto decine di persone e diversi uffici, pertanto vorrei concludere ringraziando per la parte politica innanzitutto la Presidente del Municipio Monica Rozzi, che ha coordinato egregiamente le varie fasi, il Vicepresidente e Assessore al Patrimonio Giuseppe Commisso, che si è occupato di curare in particolare la parte di immissione al patrimonio, l'Assessore ai Lavori Pubblici e all'Urbanistica Salvatore Vivace, che insieme al Presidente della Commissione Stefano Rinaldi ha seguito le varie fasi di realizzazione della struttura, dalla progettazione all'edificazione. Per la parte amministrativa i nostri ringraziamenti vanno ai Dipartimenti Pago e Patrimonio per quanto riguarda gli uffici
prevenzione della deliberazione AEC numero 41-2018, regolamento per i centri sportivi municipali. Relatore, prego, consigliere. Grazie Presidente. Presentiamo oggi questa proposta, anzi la nostra, daremo oggi il nostro parere su una proposta del consigliere diario di integrazione del nuovo regolamento per i centri sportivi municipali del... Cortesemente si sta avvicinando al microfono. Sì, uno perché ci sente poco, grazie. Sentiamo oggi il nostro parere, discuteremo oggi su questa proposta di iniziativa del consigliere Angelo Diario, presidente della Commissione Sport del Campidoglio, che ha presentato a un anno dall'approvazione del nuovo regolamento, quindi diciamo dopo aver preso atto di come questo regolamento è stato visto l'applicazione nei vari municipi e raccogliendo anche quelle che sono state le esperienze degli affidamenti che sono stati fatti poi nell'anno scorso nei municipi in scadenza, tra cui anche il nostro municipio. Con questa integrazione all'articolo, anche all'articolo 9, che riguarda appunto i criteri di individuazione del concessionario e della commissione valutatrice, prevede l'inserimento di alcuni commi che io andrò a leggere perché secondo me è molto più immediato. Allora, nel caso in cui all'esito si parla quindi delle procedure di affidamento, quindi mediante avviso pubblico, e nel caso in cui all'esito dell'espletamento della procedura di gara dovesse verificarsi la mancata assegnazione di strutture o fasce orarie per assenza di offerte in municipio, al fine di una più efficace utilizzazione degli spazi e dell'ottimizzazione dell'offerta sportiva, potrà procedere ai relativi affidamenti in maniera temporanea. In tal caso sarà necessario stilare una graduatoria unica di tutte le associazioni sportive dilettantistiche non assegnatarie, risulta
questi anni non ha avuto grande fortuna in questa città, perché diciamo, si fanno dei correttivi che sono sempre, diciamo, una questione positiva, perlomeno per capire che insomma, alcune cose andavano cambiate. Però io penso che la situazione che si è venuta a creare quest'anno nel nostro municipio, sulla base di questo regolamento che è stato fatto non ascoltando quelle che sono state le istanze in quest'ultimo anno e mezzo delle associazioni sportive municipali, gridi ancora vendetta, perché è da più di un anno che parliamo di questo argomento e purtroppo alla fine non siamo riusciti a risolvere il tema delle palestre municipali, e mi auguro e colgo l'occasione oggi per dire che già da adesso dovremmo cominciare a lavorare al prossimo bando. Penso che il consigliere Diario che propone questa modifica non sia la persona più adatta a parlare di sport in questa città, e ce lo dimostra lo scambio di corrispondenza che c'è stato con le associazioni sportive, anche con alcuni consiglieri dell'opposizione, che non ha mai portato, diciamo, a più miti consigli. Penso però che questa proposta possa in qualche modo andare incontro a delle situazioni. Non credo che fosse necessaria una modifica regolamentare, perché bastava scrivere nel bando che nel momento in cui si fa una graduatoria, piano piano la graduatoria, diciamo, si scorre e quindi si va
non si svolgono i nostri centri sportivi sono a prezzi calmierati. Pertanto il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Altre dichiarazioni? Non ce ne sono. Passiamo alla votazione. Favorevoli? La linea guida per la predisposizione del contratto.
trovare fortuna nell'interlocuzione con il nostro municipio, in quanto nonostante l'Agenzia per la Mobilità abbia fatto finta di dimostrarsi interessata alle opinioni, oltretutto spesso comuni di maggioranza e opposizione di questo municipio, su alcuni tagli alle linee che noi reputavamo infattibili, nonostante questo, nonostante abbiano allungato la discussione e abbiano fatto finta di recepire le nostre osservazioni, un paio di mesi fa sostanzialmente è stato direttamente comunicato che il piano di razionalizzazione di Tor Vergata sarebbe stato immediatamente attuato, e abbiamo potuto constatare che tutte le questioni sostanziali che avevamo sollecitato come municipio non erano state accettate. Quindi la prima questione che vorrei sottolineare ancora una volta all'attenzione di tutti noi, perché su questo non è una questione, diciamo, di maggioranza e di opposizione, ma è una questione di metodo, perché se l'Agenzia per la Mobilità e quindi in qualche modo il Dipartimento Mobilità del Comune di Roma intendono l'interlocuzione con i livelli municipali semplicemente come una presa in giro, io penso che sia anche arrivato il momento che i municipi su questo si facciano sentire, perché non abbiamo più intenzione di perdere tempo con qualche ingegnere che ci spiega come dovrebbe funzionare questa città e che poi non è mai andato oltre con gli Albani e fa finta di ascoltarci e poi ci presenta un volantino nelle fermate della metropolitana con un piano attuato senza che nessuno di noi sia stato informato precedentemente. E su questo quindi trovare, diciamo, una sensibilità anche da parte vostra, perché abbiamo condiviso lo sgomento e l'imbarazzo nei confronti dei cittadini di questo municipio nel momento in cui appunto non solo non siamo stati ascoltati, ma non siamo neanche stati avvertiti che questo piano di razionalizzazione è effettivamente attuativo. Abbiamo fatto una commissione il 18 ottobre, una commissione ambiente e trasporti su questo argomento, in cui diciamo, l'intenzione onorevole della Presidente della Commissione era quella di ridiscutere il piano di razionalizzazione, però in realtà proprio quel giorno, mentre noi ci recavamo in municipio insieme ai comitati di quartiere per discutere questo piano, nelle fermate della metropolitana il Comune di Roma distribuiva un volantino che diceva che quel piano sarebbe stato attuativo dal 21 di ottobre, quindi 3 giorni dopo. Ci siamo resi conto quindi che forse continuavamo a prenderci in giro, a voler discutere di una cosa che 3 giorni dopo, diciamo, sarebbe stata realizzata, perché non stavamo più in una fase in cui potevamo discutere se una linea doveva fare un percorso o farne un altro. Dopo 3 giorni, oltretutto il 18 era venerdì, il 21 era lunedì, quindi sostanzialmente dopo un giorno ci saremmo trovati in un municipio, in una città in cui le linee di trasporto pubblico venivano cambiate così come prevedeva questo piano. In quella commissione, se vi ricordate, diciamo, io avevo chiesto alla commissione anche su sollecitazione dei cittadini che erano presenti e che, come sapete, su questo tema sono sempre stati tanti in commissione, perché poi soprattutto quando si parla del deposito di Tor Vergata, al quale afferiscono le linee periferiche del nostro municipio, stiamo parlando della possibilità delle
posizione rispetto a determinate linee, e ci eravamo ripromessi che dopo un mese avremmo anche, diciamo, fatto eventualmente una nota all'Agenzia per la Mobilità e al Dipartimento per segnalare quelle situazioni sulle quali magari ci eravamo sbagliati e quindi c'era un pregiudizio, e invece avevamo verificato che i percorsi erano più funzionali e quelle sulle quali invece avevamo ragione, perché su segnalazione dei cittadini le linee continuavano a funzionare. Da questo punto di vista
arrivino dei dati e che quindi le segnali, io penso che i dati empirici, quindi le segnalazioni dei cittadini, che non sono gli amici pilotati di Francesca Biondo o gli amici pilotati di Pompei o gli amici pilotati di Luca Di Egidio, sono cittadini che non so che cosa votano, che non so quanti anni hanno, che non so che cosa fanno nella vita, ma se facciamo, se il primo dato che prendiamo è il numero di segnalazioni che sono arrivate a questo municipio, io credo che sia un dato molto più veritiero di quei numeretti che prima o poi ci farà la cortesia di mandarci l'agenzia per la mobilità. Quindi io veramente vi invito a non prendervi in giro, siamo noi gli amministratori di questa città, non sono quelli di agenzia per la mobilità che a un certo punto ci daranno i dati, ci metteranno tutti questi dati su degli schemini e gli istogrammi e i flussi e il traffico e i minuti e i secondi e le strade, cioè le persone, gli autobus nel frattempo li vorrebbero usare, non riescono ad usarli, ci sono interi quartieri di periferia che sono stati tagliati fuori da questo piano di razionalizzazione, perché le parole sono importanti, e quindi io innanzitutto non l'avrei mai chiamato piano di razionalizzazione se parliamo di servizio pubblico nelle periferie della nostra città. Però ditemi che non lo volete, allora se oggi questa roba non la votate, i cittadini di Statuario continueranno ad avere 664 che passa una volta ogni morte di papa, e però mi dovete perlomeno dire qual è la vostra risposta a queste segnalazioni dei cittadini, perché aspettiamo che ci arrivino prima o poi dei dati e che qualcuno se ne occuperà, sinceramente non è la mia.
conferenza che io ho partecipato nonostante fossi membro della terza commissione varie, varie commissioni su questo tema in sostituzione di altri colleghi del Partito Democratico, e devo dire che insomma la vicenda, anche con tutte le audizioni che abbiamo avuto dei cittadini, evidentemente porta un risultato di evidente insoddisfazione, sia per, come diceva la collega Biondo, un discorso di attese esagerate che non sono tollerabili, ma in generale anche proprio penso per un aspetto peggiorativo che questo piano divide, questo taglio divide, alla fine sta portando a statuario e a tutta il bagaglio di Osteria del Curato, Grigna e Capannelle, quindi secondo me è utile arrivare a una nuova interlocuzione formale con l'agenzia per rivedere il piano, quindi ovviamente di conseguenza sono favorevole a una soluzione che chiede. Grazie. Grazie, altre dichiarazioni? Non ci sono dichiarazioni di voto? Grazie Presidente, al di là della retorica che ho sentito sugli altri banchi, e mi rivolgo in particolar modo al Partito Democratico, oggi firmatario di questo atto, io dico che il gruppo di maggioranza in realtà ha sempre lavorato per il miglioramento sulle linee dei territori, in particolare per Statuario, Capannelle e Quarto Miglio, perché tra i comitati obiettivi ci ha proposto delle soluzioni anche tecniche che sono state portate ai tavoli. Parlo dei tavoli comunali, dipartimentali, dell'assessorato comunale, eccetera. Parlo in questo caso di Statuario e Capannelle, perché si parla di questo e Quarto Miglio, ma la stessa attenzione è data a ogni comitato, a ogni cittadino che da noi è sempre venuto, per far sì che questa funzionalizzazione più possibile, cioè di queste linee, possa essere un impatto positivo sul territorio. Noi ci siamo sempre stati, ci abbiamo sempre lavorato e continueremo a lavorarci. E quindi chiudo dicendo che al di là della retorica politica che ci sta in un consiglio, ci siamo in un teatro, noi a livello pratico ci siamo e votiamo sì, anche se altro non è nostro, come sempre abbiamo dimostrato in tutti questi anni e continueremo a dimostrare. Grazie. Grazie, bene, altre dichiarazioni, prego, consigliera. Sono emozionata. Sono veramente emozionata, non solo perché votate sì, ma perché l'ha detto il consigliere Roy, cioè veramente, guardate, tremano le mani. Però, ecco, non è una questione di retorica, è una questione di merito, perché dato che di questo non ti sento, già successo, non mi batte il cuore. Vabbè, scusa, ho sbagliato un po'. Però così non puoi reintervenire. Però è una questione non di retorica, è una questione di merito, perché questo è un lavoro che facciamo da 2 anni nelle commissioni. Vedi, giustamente annuite, perché lo sapete che sono 2 anni che parliamo di queste cose e finalmente è arrivato il momento in cui questo consiglio dice una cosa che non è un'opinione di qualcuno contro l'Agenzia della Mobilità che non ci ha mai ascoltato, ma è un atto di consiglio. Io rivendico sempre la supremazia degli organi collegiali e di questo consiglio, al di là di quelle che sono le opinioni della Presidente, dell'assessore, dell'ingegnere, del dottore, eccetera, eccetera. È il consiglio che decide. Oggi il consiglio sta dicendo che aspetteremo altri dati, ma nel frattempo, in questi 2 mesi, abbiamo verificato che questa linea, per come l'hanno razionalizzata e quindi tagliata e quindi diminuita rispetto al percorso e alla frequenza precedente, non funziona. Questo territorio non è soddisfatto e noi cosa? Questa qua invece si sa bene, è un dialogo, attimo, che ci hanno mandato, perché gentilmente c'è questa cosa oggi, gentilmente non è un dialogo. È chiaro che sono arrivate tante segnalazioni su questa linea e questo atto apre un percorso, non è che l'unico problema che abbiamo in questo municipio è la linea 664, ci mancherebbe, abbiamo problemi nelle linee che ci hanno segnalato per via Santa Terra, abbiamo problemi nelle linee che ci hanno segnalato anche qui all'Amaro e Piazza di Cinecittà, stiamo parlando di una zona vastissima del nostro territorio, ma il fatto che oggi questo atto venga votato anche da voi significa che possiamo con una credibilità diversa riconvocare quei cittadini e dire ad Agenzia per la Mobilità che questa modalità non ci va bene.
associazione vende ad oggetto attivazioni di corsi di formazione e aggiornamento per il personale dietista del Comune di Roma. Grazie. Relatore? Amministrativa, quindi tutta la normativa riguardo alla privacy e al codice dei contatti.